Un prezioso strumento di carta in formato tascabile che traccia le botteghe del territorio e arricchisce l'esperienza dei turisti di Pesaro 2024. Nasce così la mappa delle botteghe artigiane ideata da Loda, l'Ordine degli Artigiani, una mappa che rende tangibile e immediata la possibilità di scoprire la cultura di Pesaro attraverso itinerari legati alle tradizioni artigiane. Noi abbiamo voluto creare uno strumento per chi viene a Pesaro e per chi anche vive a Pesaro per poter visitare la città attraverso un itinerario legato alle botteghe artigiane. Quindi ci piace l'idea che le persone possano scoprire anche le vie al di fuori delle vie del passeggio, quindi le vie più nascosti, forse più pesaresi, parlo di Pesaro ma si estende il nostro discorso a Pesaro e provincia, per poter vivere attraverso la cultura dell'artigianato, di chi fa una città forse ancora poco conosciuta. La mappa delle botteghe artigiane raccoglie e traccia 32 artigiani di Pesaro e provincia. La mappa è realizzata in formato A3, diventa tascabile e dunque è facile da consultare mentre si cammina. Il layout è sartoriale, ben in linea con il tema delle competenze artigianali. Si tratta di uno strumento importante per Pesaro, capitale italiana della cultura, ma allo stesso tempo utile anche per gli anni a venire. La mappa delle botteghe artigiane sarà disponibile entro la prima metà di maggio nei principali luoghi di interesse della cultura di Pesaro 2024. Un qualcosa di utile per la capitale della cultura ma anche per i prossimi anni. Assolutamente sì, questo è solo un inizio, per cui chi viene a Pesaro deve sapere che oltre le due vie principali ci sono anche altri aspetti della città molto interessanti, molto belli. È un modo anche per conoscere la città, per conoscere il nostro territorio, quindi passando per gli artigiani ma passando anche per delle vie che meno si sono battute normalmente. E quindi certo, questo è un primo passo, ma la capitale della cultura ci ha dato soltanto un grande slancio per poi continuare nei prossimi anni.